fatto per 21 anni. È stato abbastanza un periodo grande e un'esperienza unica. Questo percorso con Madre di Ors sempre sarà con me, perché è anche la mia gran scuola di musica e della vita di un musico. La differenza tra essere con un gruppo e essere in un percorso solista sarà più... c'è tante differenze, no? Però il percorso è lo stesso, la persona è la stessa, però la responsabilità è anche... la responsabilità e l'opportunità di cercare un cammino più vicino alla nostra sensibilità è diverso. Però il Madre di Ors era un gruppo molto particolare, perché componevano anche per me canzoni che erano molto prossime della mia sensibilità, o io facevo anche questo cammino di avvicinarmi alla loro. Una vera carriera solista, devo dirlo che solo lo inizio 2 anni fa, perché ho gravato un disco che si è chiamato Matrice, dove presentavo una ricerca di musica portoghese dal siglo XIII al siglo XX, però in collaborazione con Lusitania Ensemble, e di questa ricerca è nata anche l'idea di questo spettacolo che presenterò qua stasera a Scandici. Volverei a mia terra, vuol dire ritornerò alla mia terra. Io ho fatto una ricerca di brani portoghesi del siglo XX, classici della musica portoghese, che provengono di diverse tradizioni. C'è brani veramente tradizionali, di tradizione orale, o brani della tradizione del fado, della musica più popolare di Lisbona, o anche brani composti di autori che tanto ammiro e che hanno fatto un lavoro molto originale, però allo stesso molto vicino alla radice della musica e della lirica più profonda portoghese. Ho avuto una necessità di trovare una sonorità che mi fosse più vicina e che mi fosse più d'accordo con la mia sensibilità. Con loro, con questo ensemble, sto preparando in questo momento un disco che graverò il prossimo mese di musica originale. Mi piace molto davvero venire in Italia, è un bello paese prima di tutto, con una storia che sempre si può vedere e imparare tante cose, sia una piccola città o una grande città. È un pubblico che ama davvero la musica, e per me è un privilegio di tanti anni, sia con Madre di Ors, sia con gli altri progetti che ho fatto con diversi gruppi, o adesso questo, chi ho questa opportunità di essere sempre così ben ricevuta in Italia. Essere in Italia è davvero una gioia molto, molto grande. Sono qua a Scandici per la prima volta e sono contenta.
Hola, sono Teresa Salgueiro e voglio salutare a tutti nella TV di Scandicci. Va bene così?